La Ferragni ti piace la Ferragni? No. Zero, non ti piace la Ferragni. Quindi Fedez non ti piace? Sì, mi fanno cagare. Anche lui fa cagare. J-Ax. Mi fa cagare anche lui. E a J-Ax cosa diresti? A J-Ax cosa diresti? Sei un grande. E invece di Fedez ti fa cagare, hai detto, vero? Però ti stimo tantissimo. Ora lo stimi, prima ti faceva cagare, però ora lo stimi. Cerco di interpretare anche i testi. Ciao ragazzi, sono Giacomo Ockman e oggi sono qui in giro per Milano per ascoltare i vostri pareri riguardante una delle coppie di cantanti più famose d'Italia. E cosa succederebbe se Fedez e J-Ax ci sarà lo scoperto? E dico gli essere di sorpresa. Sei proprio strozza. Tu segui un po' la scena della musica italiana? Sì, abbastanza. Quali sono i vostri artisti preferiti? Vasco Rossi. Vasco Rossi. La Pausini. Gue Pequeno, Marrakesh, Ligabue, Alessandra Amoroso. Però non è vero. Anche Sfera, Fabi Fibra. Una famosa coppia di cui se ne parla sempre, Fedez e J-Ax, ti piace come coppia? No, per niente. No, per niente, perché fa musica... di merda. Fatela sta risata. Cosa ne pensate dei talent? X-Factor, The Voice, dei giudici soprattutto? Sono giudici competenti o no? Sai che c'era Fedez? No, come... no, non sono competenti per niente. Zero. Perché? Perché? Perché non ci capiscono niente di musica, secondo me. J-Ax? Sputtana dalla grande, scusa se può dire. Era un grande artista. Un messaggio che vorresti lanciare a loro? Studiate più la musica e, che ne so, informatevi di più. Dirlo anche... Oddio! Ho detto che in teoria non siete molto bravi come giudici, non siete competenti. A parte un mega tatuaggi non mi piacciono in generale. Ah, quindi J-Ax, Fedez... Mi fa schifo. Ci interessava. Cioè, stava dicendo qualcosa della Ferragni, cosa? Che gli volevo fare complimenti per il bimbo. Grazie. Leone. Però ha detto che le persone tatuate le fanno schifo. No, schifo schifo no, cioè... Quindi Fedez non ti piace? Sì, mi fanno cagare. Anche lì fanno cagare. E a J-Ax cosa diresti? Niente. A J-Ax cosa diresti? Sei un grande. Sono sempre emozionato. Ti fa cagare Fedez? Non troppo. No, beh, prima diceva che gli faceva cagare Fedez. Come giudici ti fa cagare entrambi, vero? No, come giudici. Secondo me siete bravi, avete del. Comunque se siete lì c'è un motivo. Vi dice, la verità è che lo fate per soldi. Un po' sì. E invece di Fedez ti fa cagare, hai detto, vero? Ora che c'hai davanti ti fa cagare comunque. Di più. Dipende, come aspetto fisico, come. Però ti stimo tantissimo. Ora lo stimi. Vuoi abbracciarlo? Ma sì. Abbracciarlo. Oh, che bello. Che bello. Una foto possiamo farla? Ma falla con i piccioni allora. Dai, la foto, facciamoci la foto. Siamo senza pagare. Tori. Di serie, sì sì. Ciao, posso. A lui piace Ligabue, ha detto che Ligabue è il suo artista preferito. Ma è Fedez? No, non è vero. No, lui ha detto Ligabue sì, metto J-Ax e Fedez un po' meno. Sì, Liga sì, per dormire. Un grande cantante, un grande personaggio, grande di tutto. Abbraccialo pure, grande. Grande, un bacio anche. Quando è che ti ricapita di vederlo? È grandissimo, è bravo, non è che capita tutti i giorni. Ancora un altro abbraccio grande. Basta, vai. Che sono un uomo serio. A te piace Fedez? No. Fedez? Fedez, non particolarmente. Reng e J-Ax secondo me... J-Ax è un artista bravo. Sì. Che consigli vorresti dare a Fedez per migliorare? Secondo me è la domanda della Ferragni... No, ragazzi. Non te l'aspettavi? No. Cosa pensi di loro? Che sono più alta di loro. Dai, articolo 31. Una canzone sua che ti piace qual è? Vai. Inizia. Il ritornello. Emozionato, non avevo le parole. Sei senza parole. Domani. Smetto, è meglio se mi chiami domani. È bravo. Sì, dai, puoi fare i giudici a The Voice. Ma non è che non mi piacciono. Io sono più per i Pooh. Fedez invece le piace? O è troppo... Troppo giovincello. Ma perché? J-Ax, Fedez... No, loro mi sono un po' caduti. Mi sono scaduti. Erano più veri, adesso sono un po' venduti. Anche un po' stonatini dal vivo. E infatti fanno anche i giudici. No, J-Ax adesso è a The Voice, Fedez ha fatto X Factor. Quindi cosa gli diresti tu a loro? Cioè... Dicevi? Oddio. Allora, lei ha detto che siete stonati, giusto? No, sono proprio stonati. Diceva no, che... No, beh, sono bravi, dai. A lei piace Fibra, Gue... Ma anche voi, in realtà. No. Allora, lei ha espressamente detto che siete stonati. Zia, che siamo stonati, è vero. No, adesso, scusa. Ora, che lo vedi qua, cosa gli vuoi dire? Che fai delle bellissime canzoni. Va bene, quindi da Giacomo come è tutto, con lo zio Ax Fedez. E al prossimo video, iscrivetevi alle pagine Facebook e Instagram. Zia, allora non vieni a San Siro, no? Vado a vedere Valentino Rossi.